Com'è la giornata tipo di un bodybuilder? Se le luci del palco esaltano la bellezza dei corpi e i feroci allenamenti in palestra mettono in rilievo la potenza di questi atleti, quello che resta in ombra è il tassello fondamentale per riuscire in questa disciplina. Una forza di volontà folle e incrollabile. Questo video è un omaggio a quell'esercito di appassionati atleti che ogni giorno si danno l'anima per far combaciare le necessità della loro vita normale con le velleità dei loro sogni extra large. Massimiliano, Max, ha poco più di 20 anni ed una passione smisurata per il bodybuilding. Si sta preparando per un contest e la sua giornata, come quella di ogni bravo bodybuilder, comincia molto presto con il cardio, croce e delizia di questa disciplina. È un rapporto di amore e odio quello tra questi atleti e l'attività aerobica, ed è normale. Se ti piace sollevare pesi enormi, non potrai fare salti di gioia all'idea di camminare per chilometri senza andare da nessuna parte, ma è un male necessario. La giornata è appena agli inizi, e per Max non potrebbe cominciare più in salita di così, letteralmente. Dopo aver camminato per chilometri e a stomaco vuoto, mi sarei immaginato più impeto da parte di Max nel mangiare, ma non è stato così. Olio d'oliva, tacchino, mandorle, sono un pasto che non farebbe fare salti di gioia a nessuno, specie se sai già che saranno i tuoi cibi d'elezione per molti pasti a venire. Max mastica lentamente, e io non riesco a capire se è per godere di più del cibo o perché ne è ormai completamente nauseato. È il momento del primo allenamento con i pesi della giornata e benché la strada non fosse molta, il viaggio mi è sembrato lunghissimo. Non una parola, né musica. Max era completamente assorto, visualizzando nella sua mente il workout che avrebbe affrontato di lì a poco. Quella della visualizzazione è una tecnica molto comune tra i bodybuilder. Ripassare mentalmente esercizi, schemi e tecniche per preparare il corpo al lavoro da fare. Oggi si parla spesso di allenamento istintivo quasi con disprezzo, ma in questo incessante lavoro mentale non c'è nulla di semplice o approssimativo. Questa perfetta comprensione dei bisogni del proprio corpo è possibile solo grazie a centinaia di ore trascorse in palestra, creando, letteralmente plasmando, un preciso percorso neuronale tra muscoli e cervello. Ogni sport impone un duro protocollo d'allenamento, e alcuni hanno anche una rigida dieta. Nessuno però richiede un'esasperata attenzione al dettaglio come il bodybuilding, dove ogni grammo ha letteralmente il suo peso. Il luogo dove i bodybuilder combattono la vera battaglia per emergere non è sul palco di gara, né in sala pesi, ma in cucina. Le competizioni si vincono o si perdono qui. Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggio pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Dopo qualche ora di relax a casa, siamo di nuovo in palestra.
Il corpo di Max a questo punto sta gridando, articolazioni logore, muscoli vuoti, la testa però c'è ancora, stanca, annebbiata per il poco cibo, ma comunque presente. Così eccolo di nuovo qui, un breve riscaldamento, qualche battuta sciocca con i compagni d'armi e Max è pronto per ballare l'ennesimo tango. E la giornata non è ancora finita. È arrivato per Max il momento di tirar fuori le energie per l'ultimo sforzo della giornata, le pose. Il bodybuilding è una disciplina estetica e imparare a mettere in risalto il proprio lavoro è una qualità che gli atleti non possono trascurare. Si sente spesso paragonare il bodybuilder ad uno scultore, il cui corpo è la sua opera d'arte. Questo è senz'altro vero, ma quando vedo tirare pose allo specchio, la prima immagine che mi salta in mente è quella del pugile. Per entrambi gli atleti lo specchio è una parte importante della preparazione e in comune è anche il fine ultimo, un costante lavoro di cesello alla ricerca della perfezione. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, never.